Presidente Sorge, stamattina io leggo un cammino di solidarietà, ma stamattina c'è la pedalata di solidarietà, o no? Sì, intanto buongiorno a tutti, un saluto da parte del Consiglio e da tutti gli organizzatori. Oggi è una giornata, stiamo riprendendo la pedalata ecologica che già da alcuni anni per motivi di pandemia non è stato possibile realizzarla. Stamattina già siamo arrivati alla 23esima edizione e con una collaborazione del REC, perché oltre ad avere gli amici della mountain bike abbiamo anche quest'anno la ICS, abbiamo la Proloco, abbiamo il comune che ci sarà qui con noi oggi a sostenerci. Il percorso, il programma quest'anno è stato un po' più variato, essendo che è stato fatto sia un percorso con la bici, che parte da Piazzale Mongipello e arriverà a Castello, e poi dal Castello ci sarà un percorso attorno al Castello, perché vogliamo noi attraverso l'ambiente, o lo sport e l'ambiente, dare un benessere alla salute, che è il bene primario che noi ci teniamo come Frates, che è il bene della salute, che serve per la produzione del sangue, che il sangue lo produce solo e esclusivamente l'uomo, e quindi è giusto che noi rispettiamo la nostra salute, perché solo con la nostra salute possiamo aiutare i nostri fratelli che hanno bisogno di sangue. Governatore Catania, 2 giugno 2023, Frates e Misericordia, 23esima edizione pedalata ecologica. Sì, anche questo evento riprende dopo lo stop pandemico. Frates e Misericordia sempre insieme è stata una prerogativa del mio mandato, ma anche quella di Vincenzo. Dove c'è la Frates c'è la Misericordia, dove c'è la Misericordia c'è la Frates, perché sono madre e figlia. Riprendiamo anche questa edizione della pedalata ecologica, diversa rispetto alle precedenti edizioni, perché oltre a coinvolgere i ragazzi con le biciclette, coinvolgeremo anche la famiglia in una passeggiata sotto il castello. Un grande amico, un governatore della Misericordia di Vallelunga, Pratamena. E allora, presentati. Buongiorno, sono Luigi Muscarella, governatore della Misericordia di Vallelunga, oggi nella veste di soccorritore a supporto di questa manifestazione per gli amici della Misericordia di Mussomeli. È sempre un piacere ritornare a Mussomeli, luogo dove io sono cresciuto tanto e dove attualmente opero in condizioni di emergenza urgenza extra ospedaliera. Ok, levami una curiosità. Quanti volontari a Vallelunga ci sono? Allora, noi come operativo abbiamo all'incirca 25 volontari che espletano servizio H24 di emergenza urgenza sanitaria. Offriamo anche servizi di eccedenza 118, oltre a prestare servizio di volontariato inerente sempre ai trasferimenti sanitari. La più grande soddisfazione che tu, ecco, da governatore hai avuto? Riuscire a trasportare e inculcare la cultura del volontariato e dell'emergenza urgenza sanitaria ai miei coetanei. Oggi la Misericordia di Vallelunga riesce ad avere una soglia di età dai 25 ai 35 anni. L'eccezione dei cinquantenni è all'incirca del 20%, quindi una gran maggior parte dell'80% è tutto personale giovane. E questo è fondamentale per noi. E qui i volontari in servizio civile della Misericordia, abbiamo Emanuela, ormai il nome è inciso. E tu? Paolo. Paolo e Emanuela, servizio civile alla Misericordia, freschi, sono entrati il 25 maggio, hanno un anno davanti.
Allora, di qualcosa. Speriamo che questa giornata al meglio ci consenta di godercela al meglio. I ragazzi sono tanti, sembrano motivati, già giocano tra di loro, è un bel momento per fare comunità e per essere tutti insieme. Speriamo che il nostro servizio non sia utile, che qualcuno si fa male. Molti hanno i caschetti, come ha richiesto, speriamo bene. Vediamo Paolo cosa mi dice. Ma speriamo che la giornata vada tutto bene, che i ragazzi si divertano, questa è principalmente un'organizzazione fatta per loro, per divertirli, per essere anche un simbolo per la stessa ecologia dell'ambiente. Noi dobbiamo salvaguardare, divertirci e sperare che tutto vada bene senza il nostro intervento, perché è bellissimo vedere tutti questi ragazzi qua che partecipano con noi, e noi con loro faremo una bellissima mattinata. Sto tutti a farlo, chi non l'ha fatto, una giornata migliore con il sole. E intanto volevo ringraziare personalmente a nome del Consiglio tutti coloro i quali hanno collaborato e stanno collaborando per la buona riuscita di questa bellissima manifestazione. Oggi abbiamo qui presente uno storico della manifestazione, che è il presidente Spoto Carmelo, che ci darà una sua testimonianza di quella che è stato questo percorso dall'inizio ad oggi. Prego. Grazie. Il microfono molto vicino deve mettere. Per 22 anni protagonista, oggi è spettatore. Ringrazio Presidente Enzo Franciamore, Presidente Vincenzo Sorce, dalla Fratres e la Misericordia, per avermi dato questa possibilità ancora di essere qui presente assieme ai nostri bambini di Mussomeli, che sono l'orgoglio nostro. Grazie a tutti ancora per vedervi così numerosi a partecipare a questa puntata ecologica. Mi auguro che nel tempo continuerà sempre. E ne sono certo, perché noi l'abbiamo affidata a persone che penso non saranno seconde a nessuno per quanto riguarda a queste organizzazioni. Io vi ringrazio tutti, voglio ringraziare tutto il personale per gli anni che ci hanno collaborato alle nostre pedalate ecologiche, la Frates e la Misericordia, il capogruppo della Frates Calogero Rogengo, mi corre il dovere di ricordarlo sempre, e tutti coloro che sono stati a nostro favore quando ne abbiamo avuto bisogno. Grazie a tutti, buona giornata e buon divertimento. Presidente,